mini torneo è una formula sicuramente avvincente. Ci sono tante squadre importanti, tutte quelle che chiaramente hanno deciso di continuare quest'anno il campionato sono tutte intenzionate a vincerlo questo mini torneo, e quindi sarà secondo me anche molto spettacolare, emotivamente anche molto importante, insomma. Quindi speriamo che alla fine, insomma, sorrida alla nostra, al nostro sodalizio. Ci siamo dotati di un gruppo che riteniamo idoneo alla competizione che dovremo andare a affrontare. In attesa di rivedere il pubblico, Chieti riavrà lo stadio Angelini, tornare a giocare nel proprio impianto è un'altra cosa. Ma sì, questo è, credo che anche oggi sia importante essere qui e testimoniare, perché poi va dato merito a chi ha lavorato fino ad oggi molto bene, all'amministrazione comunale che purtroppo, devo dire, a differenza di quella passata, che non, a un certo punto si era completamente distaccata, allontanata dal calcio e dallo sport, invece con decisione ha mantenuto e ha gestito correttamente l'impianto, che ricordo è di proprietà pubblica e di gestione pubblica, e quindi noi finalmente, insomma, potremo contare su questo stadio, che poter giocare a casa propria è sempre importante, come e voi credo saprete che è stato raggiunto un accordo con Tollo, con il comune di Tollo, per quanto riguarda gli allenamenti. Quindi noi ci alleneremo regolarmente nel campo di Tollo in attesa di ristrutturare il Sant'Anna che ci è stato dato in concessione, quindi pensiamo di risistemarlo e renderla una sede idonea per gli allenamenti della nostra società.